Allora, ciao a tutti. Allora, non sarà un talk abbastanza discorsivo, avrà delle parti tecniche, spero, anzi, se volete intervenire tanto di guadagnato, così la cosa diventa un po' meno monotona per tutti. Che cosa facciamo? Facciamo una cronistoria di come è progredita velocemente la tecnologia degli apparati digitali, nel senso di smartphone, cellulari e similari. E su come è progredita contestualmente anche la tecnologia degli apparati che servono per andare a controllare le informazioni che ci sono all'interno per qualsivoglia motivo, di solito per fini investigativi. Dunque, come detto, probabilmente sono pochi i campi in cui la tecnologia è progredita così tanto. Dal 1973, mi pare, dove c'è stato l'utilizzo del primo telefono cellulare, siamo passati dai cellulari analogici a quelli digitali, siamo passati poi a degli device che sono programmabili, poi è arrivato l'iPhone che ha cambiato un po' tutte le carte in tavola, poi sono arrivati tutti i nuovi sistemi. Io ho finito con una foto che è quella. Questo non perché sia particolarmente evoluto, ma perché è interessante, perché è quanto Microsoft sta facendo per far vedere quello che, secondo loro, a torto o a ragione, è la nuova frontiera dell'informatica personale, ovvero un device che HP, per il loro prodotto, ne parleremo dopo, chiamano 3 in 1, cioè cellulare, laptop e desktop, tutti infilati in un unico coso. E chiaramente la quantità di informazioni disponibili tra un vecchio startup e un 950 è drammaticamente diversa. Allora, prima analisi, cioè quando a me è capitato la prima volta di dover analizzare un telefono GSM, per fortuna già l'era dei tax era finita, la quantità di informazioni che si potevano trovare erano pochissime. Perché? Perché gli SMS e la rubrica stavano sulla SIM, per cui l'unica cosa che serviva era avere un lettore di smart card, inserire la SIM nel lettore di smart card, pregare di avere il PIN. Perché se no non c'era Santi, tutti hanno detto di essere in grado di violare un PIN, ma nessuno sostanzialmente ci è mai riuscito, e da lì tiravi fuori pochi byte, avevi il vantaggio che non essendoci un file system vero e proprio, ma celle di memoria che venivano più o meno eliminate, riuscivi a trovare anche parecchi SMS o entry di rubrica cancellate all'interno della SIM. I telefoni avevano pochissima memoria, display limitati, al massimo quello che c'era all'interno del telefono era la lista delle chiamate. E come facevi ad andare a prendere la lista delle chiamate? Beh, sostanzialmente bisognava procurarsi una cosa che era impossibile da trovare e costava un sacco di soldi, che era un cavo dati per un GSM. Era un coso che da una parte aveva un connettore proprietario, dall'altra aveva un RS232, aprivi un terminale e scoprivi che i vecchi comandi AT che usavamo noi, vecchi e vecchiacci, quando ci collegavamo con le BBS, c'erano tali e quali nel modem del GSM. E non solo potevi collegarti e fare una connessione dati di una lentezza esasperante e altro, ma con un addendum speciale ai comandi AES standard c'era la possibilità di interrogare una serie di registri che non erano standard, ma che contenevano la lista delle chiamate piuttosto di altre cose. Quindi sostanzialmente tutta l'analisi veniva fatta con un terminale a 9600 baud, un cavo seriale, una serie eterna di comandi AT, molti proprietari che dovevi andarti a prendere da Dio solo sa dove. Questi sono alcuni esempi, vecchio connettore Nokia, questo era un telefono Motorola con una specie di jack che conteneva all'interno una seriale, tutti ci infilavano le cuffie e non funzionava mai, e quello là è un classicissimo lettore di smart card con cui puoi leggere una SIM, perché alla fine una SIM, sempre di una smart card si tratta, e via. Il balzo abbastanza significativo che abbiamo avuto, l'abbiamo avuto quando i cellulari hanno cominciato ad avere i display a colori e le fotocamere. Io mi ricordo che avevo un vecchio Sony Ericsson, dove una volta sono stato in Svizzera e sono riuscito a trovare la fotocamera che costava l'ira di Dio a veramente poco. Prendevi la fotocamera, gliela agganciavi nel connettore di sotto, facevi le foto e avevi delle foto che probabilmente erano 3 pixel per 4 con 5 colori, però ti sembrava che fosse una figata incredibile. Cosa succede? Sono cambiate le interfacce a livello di PIN. Questi cellulari ti esponevano un qualcosa che ti permetteva di portare sul computer le foto. Serviva sempre un cavo dati che di solito costava un'ira di Dio, che non lo trovavi in nessun negozio che fosse disponibile, però avevi la possibilità di fare questa cosa. Alcuni modelli particolarmente fighi avevano anche la possibilità di avere all'interno delle memory card.
famose le MMC che si trovavano in quel periodo, le MMC varie o di Sony, che ha sempre avuto il suo memory stick diffuso solamente tra i suoi prodotti, eccetera. In questo caso tirare fuori le informazioni era relativamente semplice, perché da che mondo è mondo, l'unico file system universale diffuso su qualunque sistema embedded di questo mondo rimane la FAT, e quindi bastava prendere la memory card, metterla in un lettore e vedevi tutti i vari artifact e tutte le varie cose. Chiaramente erano cose differenti, cioè anche in questi cellulari evoluti la lista delle chiamate la andavi a prendere comunque via connessione seriale o USB per i modelli più avanzati, e avanti così. Quindi, diciamo, questa è stata più o meno la seconda fase, anche qua non c'erano tool, non c'erano cose, però si cominciava a vedere che il terminale mobile poteva contenere tutta una serie di cose interessanti. A noi sono capitate parecchi casi, stiamo parlando di metà degli anni 2000 più o meno, e lì abbiamo scoperto una cosa interessante, che da quando i cellulari sono dotati di telecamera la gente li usa per scopi particolarmente piccanti. E qui ci è capitato una volta in cui è stata fatta una retata da parte dei carabinieri, cioè noi ci siamo trovati una marea di computer e di cellulari, ci siamo visti tre persone arrivare dicendo vi prego non tirate fuori le foto che ci sono all'interno, perché Dio solo sa quello che compariva. Mi ricordo, si parlavano dei primi tool di analisi, eccetera, eccetera, ero riuscito a mettere le mani su un piccolo tool, che era un software, che faceva schifo allora e fa schifo ancora adesso, e ho detto alla platea, dai, qualcuno mi dà il cellulare per analizzarli, e tutti hanno fatto un gesto inequivocabile, cioè usa il tuo. Questo fa capire perché la fotografia digitale ha avuto tutto questo successo rispetto alla fotografia con la pellicola, no? Bene. Passiamo a due nuove epoche. Allora, cosa è successo? A un certo punto, io sono sempre stato un maniaco di agendine, PDA, puttanate, cose del genere, ho sempre trovato che fossero utilissime, poi non sono mai riuscito a organizzare la mia vita attraverso questi cosi, però era figo averli. Io sono particolarmente vecchio, vedo che nella platea invece non è così, se non per qualche persona. Qualcuno di voi si ricorda una società inglese che si chiamava Psion? Psion nacque come società di videogiochi per lo Spectrum. Che figo tutti! Anche Rebus! I vecchi! Beh, Psion faceva degli oggettini che secondo me erano delle figate allucinanti, anche solo per il sistema meccanico. C'era lo Psion 5MX, chi se lo ricorda, che quando tu lo aprivi aveva la tastiera che scorreva in avanti, cioè erano dei giocattolini fantastici. Beh, Psion, oltre a fare videogiochi, oltre a fare queste cose fantastiche, fece un sistema operativo con una suite di Office Automation, stiamo parlando anche qui veramente di tanto tempo fa, che era all'avanguardia perché utilizzava multitasking preemptive, perché era molto semplice da usare, fu anche protagonista un sistema Psion di un famoso caso. Gabrini, ti ricordi il famoso palmare della Lioce? Che aveva i file crittografati in PGP e fu mandato negli Stati Uniti per romperlo, e ovviamente tornarono esattamente come erano prima i file, perché alla matematica neanche gli Yankee possono nulla. Cosa succede? Perché tiro fuori questa cosa? Perché questo sistema operativo era particolarmente furbo, per cui una serie di aziende, tra cui Psion, che vendette la cosa, ma Nokia, Sony Ericsson, Docomo, Motorola, Texas Instruments e una marea di altri, fecero un consorzio, comprarono da Psion i sorgenti del sistema operativo e lo ribattezzarono con il nome di Symbian. Quindi da allora avevamo in tasca, a me sembrava una cosa fighissima, il primo cellulare su cui potevi installare delle applicazioni. Di contro, voi sapete che all'epoca c'era un'altra cosa fighissima, che era il Palm. Chi si ricorda l'alfabeto fatto dal Palm? Cioè, era diventato di moda scambiarsi il biglietto da visita via IRDA usando i Palm. Faceva molto figo alle convention fare una cosa di quel genere. Palm, a un certo punto, ha detto che cosa succede se noi prendiamo una componentistica GSM e la ficchiamo dentro un Palm e al posto del riconoscimento di scrittura mettiamo una tastiera? Quello che nacque fu uno smartphone molto interessante che si chiamava Palm Treo. Questi due sono due sistemi particolarmente interessanti perché furono veramente i primi smartphone, erano molto limitati perché ovviamente la velocità non era quella di adesso, però potevi installare delle applicazioni. Ovviamente non c'erano gli store, non c'era l'Ovi Store, il Palm non aveva un suo store, tu dovevi andare, comprarti il file 8, scaricartelo da internet oppure inserire la memory card, copiarlo sulla cosa.
Però questi cosi erano estensibili, quindi avevi una marea di applicazioni. Di contro, in quel periodo cominciarono a uscire i primi software di analisi, che bellamente se ne battevano del fatto che questi cosi potessero essere a tutti gli effetti dei computer, anche seppur molto limitati. Quindi che cosa succedeva? Tu attaccavi un Palm o un Symbian, il software di analisi ti tirava fuori le cose più banali, lista delle chiamate, SMS e cose d'altro, ma tutte le applicazioni bellamente se le ignorava. Al massimo, se eri proprio fortunato, ti tirava fuori le fotografie. E c'erano ancora dei feature phone che sostanzialmente usavano Java come ambiente, su cui potevi installare qualche applicazioncina se Dio lo voleva e se c'era memoria a sufficienza. Quindi qua abbiamo un po' di panoramica, io i Palm li ho avuti tutti, mi piacevano da morire, poi ovviamente sono falliti perché io ho sempre avuto un gran gusto nel scegliere la tecnologia. Adoravo S2 ed è morto, e subito dopo ho comprato una Next ed è morta, e poi compravo i Palm e sono morti, sì, porto sfiga, e non c'è altro da dire. Altra cosa che fece in quel momento, un botto che non finiva più e che poi è morta, ho avuto anche quella in effetti piena, a pensarci bene, fu BlackBerry. BlackBerry cos'era? Un terminale strambissimo con cui tu potevi leggere le mail. Era nato come... Voi sapete che gli statunitensi avevano, rispetto a noi europei, avevano delle reti di merda, per cui cercavano di comunicare in maniera diversa. Noi avevamo gli SMS e loro erano secoli indietro, e quindi avevano i pager. BlackBerry è nato come un'evoluzione del pager con cui tu ricevevi la mail, cosa molto favolosa. Poi si è evoluto in un coso che già questo era un modello un po' avanzato, con cui sostanzialmente cosa succedeva? Nella tua azienda tu avevi un coso, il BES, in azienda, che prendeva tutte le mail che ti arrivavano e te le sparavano direttamente, in maniera criptata, almeno che tu non fossi un paese diversamente democratico, in quel caso ti davano le chiavi anche al governo, tu ricevi in maniera criptata tutte le tue email. Bene, la cosa interessante è che BlackBerry ha fatto scoprire l'utilizzo della tecnologia mobile a tutti i sostanzialmente pirati industriali che c'erano. Probabilmente sono usciti più leak attraverso il BlackBerry che attraverso tutti i sistemi precedenti per far uscire informazioni da un'azienda. Bene, cambiano i sistemi di analisi in quel tempo, escono due cose molto interessanti. Il primo si chiama Paraben Device Seizure, di una società americana che si chiama appunto Paraben. Il secondo si chiama UFED di Cellebrite, una società israeliana. Paraben Device Seizure è stato il primo software che in qualche modo automatizzava quel processo che voleva dire attaccare la seriale e scrivere un sacco di comandi a mano. La cosa interessante è che è un prodotto americano. Voi sapete che per gli americani il mondo comincia a San Francisco e finisce a New York. Qualunque altra cosa non esiste, semplicemente Inc. sunt leones. Quindi cosa succede? Che Paraben andava benissimo su quelle cose stranissime tipo la rete Verizon americana, che è tutto fuorché un GSM e tutti i modelli che lavoravano lì sopra. Ma se tu gli davi un Nokia andava in crisi perché era un terminale totalmente inesistente. UFED Cellebrite invece è stata una cosa rivoluzionaria. Perché rivoluzionaria? Perché il problema, come vi dicevo, fino ad allora era che quando ti arrivava un coso in mano tu dovevi innanzitutto cercare di tirare fuori i dati il più velocemente possibile prima che si scaricassero, sennò perdevi tutto, ma poi trovare il cavetto, e trovare il cavetto era un problema. Quindi questa società israeliana si è uscita con una bella borsa, un prezzo d'acquisto spaventoso e un prezzo di maintenance ancora più spaventoso, però dentro la borsa tu ci trovavi una marea di cavetti. Ogni volta che usciva un modello nuovo, se tu pagavi la maintenance, ti arrivava il corriere a casa e ti diceva: toh, questo è il cavetto del giorno per il cellulare XYZ che è appena uscito. Questo coso era sostanzialmente una mano per chiunque faceva questo tipo di analisi. L'analisi era un'analisi prettamente logica. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente l'apparecchio, che è qui ben illustrato nella sua prima versione, aveva due porte USB. In una attaccavi il cavetto che attaccavi al cellulare, in un'altra tu collegavi un pendrive, lui prendeva, lavorava il tempo che lavorava, e a un certo punto ti ritrovavi un file HTML sul pendrive. Il file HTML era il risultato dell'estrazione che faceva questo apparecchio delle informazioni disponibili all'interno del cellulare. La possibilità da parte dell'operatore di variare questi parametri o il comportamento dell'apparecchio era praticamente zero, quindi cioè ti dovevi fidare di quello che sostanzialmente ricevevi. Però diciamo che rispetto a tutti gli altri è stato un salto notevolissimo.
Questi uno, si vedono alcune cose, i famosi cavetti, mi arrivavano pacchi di roba e devo dire che è stata veramente la prima volta che l'analisi di un dispositivo mobile è diventata nella storia un pochino user-friendly. Passiamo quasi a oggi. Abbiamo il mercato che è diviso fra sistemi operativi differenti, ne abbiamo sostanzialmente tre, facciamo finta di averne tre, perché Nokia, voi sapete che muore, nel senso che quando fai uscire il 48esimo modello dello stesso cellulare che semplicemente ha i colori della tastiera diversa, probabilmente non stai innovando. Quindi Nokia da gigante delle comunicazioni muore, e varie altre società sono lì che tirano gli ultimi, Sony Ericsson, BlackBerry, dopo un paio di scivoloni spaventosi, muore anche quello, e se ne esce il buon vecchio Steve con l'iPhone. L'iPhone sapete che ha cambiato totalmente, per quanto possiamo essere o non essere estimatori di Apple, ha cambiato totalmente il nostro modo di vedere la telefonia. Viene eliminata la tastiera, viene messo il touch capacitivo, molto intuitivo, ma abbiamo per la prima volta al mondo un telefono che è always on. Se ne accorgono benissimo gli americani che vengono in vacanza in Europa, tornano indietro e beccano delle bollette stratosferiche, perché ovviamente il telefono ha fatto non so quanto traffico in roaming quando erano in Europa. Però l'idea è buona. Abbiamo due idee buone che hanno cambiato tutto. La prima è il fatto di avere un telefono always on, la seconda è di avere un app store, cioè non dovevi più girare tre quarti di internet per trovare il navigatore per il tuo telefono, tu andavi sull'app store, pagavi con la carta di credito e ti arrivava direttamente in pushing l'applicazione. Google con Android ha trovato la gallina dalle uova d'oro. Voi sapete che Google ha comprato la società che ha fatto Android per 75 milioni di euro e sembra che fino adesso solo il revenue che ha ricevuto in termini di pubblicità Android per Google ha passato il miliardo di dollari. Quindi diciamo che neanche se avesse comprato droga avrebbe fatto un investimento così buono. Microsoft ha avuto poche idee ma ben confuse. È uscita con Windows CE, che era figo, però non troppo, per cui no, buttiamolo. Poi è uscito con Pocket PC, che era interessante, però aveva la stessa interfaccia del desktop, quindi no, buttiamolo. Poi è uscito con altri 4-5 reboot. Ogni volta doveva essere il sistema definitivo e ogni volta durava un anno e mezzo, due, poi veniva buttato. Diciamo che sulla parte marketing, se avessero delle scimmie ammaestrate, probabilmente otterrebbero dei risultati migliori. I tools nel frattempo si sono evoluti. Allora, Oxygen è, cioè, UFED è diventato Touch, un coso con su Windows CE, che premi e ti fa tutta una serie di analisi, ma comincia a fare una cosa interessante, supporta le app. Quindi noi abbiamo già la possibilità di non solo estrarre i dati base riguardanti telefonate, rubriche e cose del genere, ma cominciamo ad avere anche il supporto per le app. Perché? Perché voi sapete che servizi che prima erano assolutamente fondamentali e che ancora adesso i nostri gentili provider telcos ci regalano a pacchi, tipo SMS che ormai sono illimitati e che non usa più nessuno, vengono mano a mano sostituiti da applicazioni che possono essere Messenger, Line, Viber, piuttosto che WhatsApp e similari. A questo si aggiunge una soluzione interessante che giunge sul mercato, che è Oxygen Forensic Suite, è una società cecoslovacca, mi pare, non mi ricordo, comunque dell'Est Europa, che crea questo software, l'unica soluzione, solo software che c'è al mondo, molto interessante, e poi arriva un prodotto molto carino che si chiama X-Ray Extract, che arriva dal nord Europa. Ha un'unica pecca. Se non pagate la maintenance, smette di funzionare. Cioè, non è che non vi mandano i cavetti, semplicemente avete un costosissimo fermaporta sulla vostra scrivania. Però è un prodotto poco conosciuto da noi in Sud Europa, negli Stati Uniti, però è stato estremamente utile e utilizzato. Tra l'altro, possiamo dire che X-Act, che pronunciato giusto sarebbe Extract, è il primo software che supporta l'analisi fisica del telefono. Perché? Perché prima i telefoni salvavano tutto su file. Dall'iPhone in poi hanno cominciato a dire è interessante la possibilità di utilizzare dei database. Voi sapete benissimo che su qualunque smartphone moderno tutte le informazioni sono fornite attraverso dei database che tendenzialmente sono dei SQLite. Che cos'ha il vantaggio del database rispetto al file? Ha il vantaggio che le informazioni non vengono cancellate subito, ma se rimangono lì marcate come cancellate.
Per cui voi siete convinti di aver cancellato quel messaggio compromettente con la tipa che avete conosciuto l'altra sera, ma in realtà è lì, parcheggiato all'interno del database, e quindi andando a fare un'analisi delle tabelle contenute nel file SQLite si ritrova quello e tante altre cose che eravate convinti di aver cancellato. Non solo, ma l'analisi fisica ti permette anche di estrarre quegli artifact che sono stati cancellati. Avete fatto la foto in déshabillé alla tipa dell'altra sera che vi ha mandato il messaggio, avete cancellato la foto sta comunque sulla memoria. La memoria ha un file system che ha una FAT, se io faccio un'estrazione fisica ho la possibilità di andare a fare un parsing di tutti i blocchi di memoria e riestrarre quella foto che potrebbe essere terribilmente compromettente o utile per un'indagine. Quindi Extractions è stato il primo tool a supportare questa cosa, mano a mano, poi nel corso del tempo, si sono aggiunti altri tool che fanno la stessa cosa. Adesso Oxygen Forensic Suite fa la stessa cosa, UFED ha una parte che si chiama UFED Physical Analyzer che fa appunto questo. Cioè prende, mediante varie tecniche, invece di accedere direttamente alle informazioni, fa una copia completa della memoria del telefono. Una volta che si è accesso al file system, si ha la possibilità di prendere anche i dati che sono stati cancellati a livello di file system. Qua ci sono gli esempi. Tra il resto, la cosa interessante è che cominciano a diffondersi i sistemi di protezione. Questa che voi vedete si chiama IPBox. Che cos'è? È un coso che voi attaccate a un iPhone di precedente generazione e semplicemente se voi non avete il PIN prova tutti i PIN possibili fino a che non trova quello giusto e vi sblocca il telefono. Tendenzialmente sullo schermo viene applicato un sensore di luminosità che quando cambia luminosità perché il telefono è stato sbloccato si ferma e sul display vi scrive qual è il PIN. Poi ovviamente chiaramente Apple ha cercato delle contromosse e quindi mano a mano si sono evolute le cose. Bene, passiamo a oggi. Come siamo messi con l'analisi dei terminali mobili? Allora, possiamo dire che nel 90% dei casi siamo messi benissimo. Dico perché benissimo? Perché il 90% del mercato è in mano al sistema operativo che si chiama Android. Android è un sistema operativo molto simpatico, è in parte open source, in parte usa dei driver proprietari, ma ha un grosso vantaggio, che è un pacco di sicurezza con un sistema operativo intorno. Una volta si diceva di Windows, adesso possiamo dirlo di Android. Pensate che solo l'anno scorso sono stati scoperti la bellezza di 50 bachi gravi che danno accesso totalmente a qualunque parte del sistema. Quindi, se volete, come si dice, dare i vostri dati a chiunque, compratevi un telefono Android e sarà utilissimo, specialmente se qualcuno vorrà ficcanasare all'interno delle vostre vite. Di contro, abbiamo tutta una serie di sistemi operativi meno diffusi, per modo di dire, come quelli di Microsoft, che è riuscito a fare una cosa stranamente funzionante, e iOS, che invece, tranne se siete un attivista arabo, non vi danno delle vulnerability note. Se siete un attivista arabo, per qualche milione di euro, sì. Poi parleremo anche quello. La cosa interessante che cos'è? Che si è evoluto non solo il terminale a livello di potenza di calcolo, memoria e tutto il resto, ma si è evoluta anche la rete che c'è sotto. Quindi si è passato da un GPRS che andava veloce come un cricetto azzoppato, all'Edge che sembrava quale rivoluzione, poi si è arrivato all'HSUPA e alle reti LTE. Adesso abbiamo delle reti che fanno qualche decina di megabit al secondo e la cosa insomma è particolarmente interessante. Non solo, ma poi sono uscite le app. E che cosa c'è? Cosa hanno fatto le app? Le app ci hanno dato l'impressione che tutto quello che noi abbiamo sul nostro telefono sia sul nostro telefono. Ma in realtà non è così. Sta somewhere, o come dice un famoso film che è uscito recentemente, il cloud è un cazzo di mistero. E quindi chissà dove sono finite. Quindi che cosa vuol dire? Sostanzialmente che adesso l'analisi diventa più complicata perché non riguarda solo il terminale, cioè solo l'apparato, ma l'apparato in quanto terminale di servizi cloud. E qui poi la faccenda diventa complicata, non dal punto di vista tecnico, ma meramente dal punto di vista legale. Perché? Perché se io faccio un'analisi di un terminale e scopro, per esempio, che su un sistema Android le password non vengono salvate in maniera crittografata, ma in chiaro, e ho tutte le password di accesso ai vari servizi cloud, posso farli considerato che i server sono all'estero? E da lì si apre un vaso di Pandora non facilmente gestibile, se non da qualche PG che si inventa delle cose interessanti. Allora che cosa succede? I sistemi però di analisi
fanno la loro evoluzione. UFED pubblica una cosa che è il Cloud Extractor, che permette di estrarre informazioni dai sistemi cloud che sono collegati al terminale. Ovviamente voi sapete che UFED è un prodotto israeliano, per non portare avanti dei luoghi comuni sugli ebrei pagate anche l'aria che respirate. Quindi il supporto per i telefoni cinesi è a pagamento, il supporto per il cloud è a pagamento, il supporto per altre cose è a pagamento. E anche i nostri amici di Oxygen Forensic Suite, nonostante siano dell'Est Europa, hanno imparato la lezione e quindi hanno buttato fuori una nuova versione di Oxygen che si chiama Detective, che costa un rene, che ha la possibilità di fare l'estrazione direttamente dal cloud. Come vi dico, la tecnica va da una parte, la legge va dall'altra, per cui il fatto che sia tecnicamente possibile gestire queste cose non vi autorizza a farlo se non con le dovute cautele. Abbiamo poi anche la parte di cracking. Perché la parte di cracking? Perché, come vi dicevo, tutti i produttori stanno cercando di portare avanti la bandiera della protezione delle informazioni dei loro consumatori. Tutti voi avete seguito con molta apprensione il discorso della strage di San Bernardino, no? Apple che diceva che non avrebbe mai dato la chiave, l'FBI in cazzata nera, Donald Trump che sparava puttanate come al solito e avanti così. Cosa è successo? Alla fine è stato spaccato. Perché? Perché ci sono sempre degli errori soft, del vulnerability e se simili. Però diciamo che tutto questo cancan ha fatto sì che ci sia un fortissimo enforcement sulla parte di protezione. Che poi magari siano eludibili, quello è un altro discorso. Ok? Quindi che cosa succede? Per esempio, la parte di crittografia di un iPhone è estremamente difficile da spaccare, anzi praticamente potremmo dire impossibile da spaccare perché tutta la parte dei certificati sono messi all'interno di una parte dei chip A9 e A10 che non può essere acceduta. All'interno di un sistema di Microsoft c'è un chip TPM, per cui se voi abilitate la crittografia sostanzialmente utilizza la tecnologia di BitLocker, prende il certificato e lo infila nel TPM. Perché anche questo rende difficile una cosa. Se avete un sistema Android, vabbè, se avete un sistema Android, le vostre informazioni sono già disponibili in rete. Per cui che cosa si può fare? Si può, per esempio, cercare di bypassare le protezioni del sistema operativo. E quindi, in questo momento, oltre ai soft di analisi, si sta tornando a un po' di sano hacking elettronico. Che cosa vuol dire? Tendenzialmente, che noi andiamo a prelevare le informazioni evitando, come succede sempre, di avere in mezzo ai piedi il sistema operativo che ci richiede autenticazioni, password e simili. Poi, chiaro, se avete lettore di impronta digitale c'è modo di fregarlo e altro. Però, cosa succede? Abbiamo qua due esempi, questa si chiama ATF Box e quella si chiama Riff Box. Sono delle, come si chiama? Scatole, ok, delle interfacce che tendenzialmente non sono nate per fare analisi forense o estrazione dei dati direttamente da parte delle forze dell'ordine o altro, sono nate per fare tutt'altro, cambiare il firmware, far risuscitare i telefoni che magari hanno avuto problemi con un flash, sbloccare telefoni che erano SIM lock o altro. Queste interfacce lavorano a basso livello, lavorano direttamente sull'elettronica prima che parte il sistema operativo. Quindi, per esempio, come riesco a fare un flash direttamente utilizzando i circuiti in scheda madre, magari con una porta JTAG, così riesco anche a collegarmi e a estrarre le informazioni. Chiaro, se il telefono è cifrato, quello è un altro discorso. Ma se il telefono non è cifrato e io sto sbattendo il grugno sulla parte di autenticazione nel momento in cui è partito il sistema operativo, prelevargli le informazioni da sotto il naso mi permette di andare a tirare fuori tutto quello che mi serve. Tant'è che si può giocare in tandem, perché per esempio prima vi parlavo di Oxygen Forensic Suite, oggi Oxygen Forensic Suite ha un vantaggio, che gli potete dare in pasto direttamente i file acquisiti via JTAG, cioè voi gli date un dump di una flash che c'è dentro al telefono, Oxygen fa l'analisi del dump, ritira fuori i dati e vi fa l'estrazione da parte sul telefono. E quindi avete la possibilità di accedere a tutte le informazioni anche se il sistema le bloccava. Questa è una cosa fighissima, la potete vedere là, si chiama Dolphin Clip. Dato che altrimenti dovete fare le saldature, Dolphin esce con una serie di adattatori. Cosa fate? Prendete il telefono, lo aprite, esponete la scheda madre, lo mettete sotto questa clip, mettete l'adattatore giusto, schiacciate la clip, abbassate, questa va a toccare con i contatti direttamente in scheda madre, mantiene la pressione e vi estrae tutte le informazioni necessarie. È molto simpatica, costa poco e lavora bene. Bene, altro sistema, Microsoft dice, ah, ma io ti frego perché
Dico che tutti i telefoni che escono dalla mia fabbrica devono avere la porta JTAG bruciata. Quindi che cosa succede? Succede che voi potete andare direttamente sulle porte MMC. Che cosa vuol dire? Che quando voi avete un SOC, cioè tendenzialmente un chip singolo che contiene tutto quello che è l'elettronica del vostro sistema, nei pin di sotto, se voi andate a guardare le informazioni, trovate che ci sono quattro contatti che sono l'interfaccia MMC con cui il SOC si interfaccia con i chip che ci sono di memoria flash che ci sono sulla scheda madre. Quindi che cosa fate? Voi andate a fare quattro saldature, estirate quattro cavi, li collegate a una delle due box di sotto, a quel punto voi siete collegati direttamente alle piste con cui controllare il chip attraverso lo standard MMC, che è uno standard de facto, e da lì estraete le informazioni necessarie. Ma, come vi dicevo, c'è il problema della crittografia. Quindi qual è il prossimo passo che stiamo a gestire? Quello che riguarda i Trojan. Vari, come si dice, governi hanno approcci diversi al problema. C'è chi dice, come la Francia, rendiamo illegale la crittografia. C'è chi cerca di regolamentare l'utilizzo di un Trojan. Per esempio la Germania ha fatto sì di scriversi un proprio sistema che permette di infettare dei sistemi ed estrarre le informazioni utilizzando un agente che è infilato nel telefono e che permette quindi di estrarre le informazioni sia quelle criptate sulla rete sia quelle che sono criptate all'interno del file system. C'è uno stato come l'Italia che sta usando i Trojan 2004 in maniera da permettere alla PG di fare sostanzialmente intelligence. Cioè cosa succede? Vi mandano un Trojan, scoprono quello che succede, poi guarda caso c'è un controllo a caso su quella strada nel momento in cui passa una partita di droga all'interno di quella macchina e sanno benissimo che sta in una valigia blu sotto il sedile del passeggero. Allora, tolto il buono scopo dal punto di vista del combattere la criminalità, se siamo in uno stato di diritto, in teoria l'intelligence fa l'intelligence e la PG fa la PG, non dovrebbero ibridarsi le cose. Sembra che in Italia ci sia adesso la volontà di riuscire a normare l'utilizzo di uno di questi cosi, però diciamo che la cosa non è particolarmente interessante, cioè non è particolarmente semplice. Io vi ho fatto vedere là un prodotto che si chiama HP Elitix 3, è un coso che uscirà domani? Mi pare domani. Sostanzialmente che cos'è? È uno smartphone con a bordo Windows Mobile 10, viene fornito in un kit che comprende lo smartphone, un laptop che a tutti gli effetti è un laptop stupido, ah scusate no, non ho messo le foto, mi son perso, ah no là, no, non so come, ci dovevano essere altre foto, un laptop stupido che si utilizza il telefono come sistema di elaborazione dati, ma vi fa vedere le applicazioni più grandi e vi darà l'input da tastiera, e una dock come questa che collegata a un monitor vi permette di avere lo schermo del telefono e contemporaneamente un desktop di Windows 10. Questa soluzione HP la vende insieme a un sistema di virtualizzazione che vi permette di mandarvi delle applicazioni x86, perché questo coso monta ARM, direttamente virtualizzate dal server dell'ufficio. Perché questa cosa è interessante? È una cosa interessante perché sostanzialmente le società hanno scoperto che controllare i device dei dipendenti è un problema. E controllare i PC è un problema. Se io ti do un coso del genere dove te lo posso crittografare, controllare via policy, farti il pushing delle cose che mi servono, cancellarti le cose via remoto, controllarti ogni cosa che fai, a me costa meno e rischio di perdere meno dati. Una delle più grandi, scusate, vaccate che sono state fatte negli ultimi anni è il bring your own device. Perché? Perché io porto il mio device in azienda, l'azienda dice sì, così non ti pago il cellulare, ma io mi porto via un sacco di roba tua. Quindi il gioco di solito non vale la candela. Questo è uno dei motivi per cui tendenzialmente adesso si sta cercando di spingere sempre più sulla parte di analisi mobile rispetto a quella di analisi del PC. Perché sembra, almeno dagli ultimi trend tecnologici, che questo sarà effettivamente quello che può essere la prossima frontiera dell'informatica personale, scusate. Ecco, questa è una cosa che è uscita recentemente su Kickstarter, volevano arrivare a 50.000 euro, sono arrivati a 850.000 euro, è una docking station
a forma di laptop che può essere collegata a un telefono Android o a un telefono Windows Mobile e vi dà la possibilità di sfruttare il vostro telefono come unità lavorativa, però con la comodità dell'input attraverso un laptop. Questo vi fa capire dove stiamo andando a finire. Ci sono 4-5 progetti, questa è la lap pad dell'HP X3, che vanno in questa direzione. Questo è un altro esempio di un altro progetto che era su Indiegogo che fa esattamente la stessa cosa. Quindi, a questo punto, che dire? Come siamo con i sistemi di analisi? Beh, tendenzialmente un pelino indietro. Con i Trojan come siamo? Messi malissimo. Per darvi un'indicazione, la stessa società che citavo prima per il discorso del tipo che si occupava di diritti umani in Arabia Saudita, che è la NSO, una società israeliana che fa Trojan, ha sostanzialmente sotto banco dichiarato questa cosa, che è in grado di infettare avendo solo il numero di telefono del target, nessun altro dato, il 97% dei dispositivi Android, il 60% dei dispositivi OS X, zero day a parte, e il 2% dei dispositivi Windows Mobile. La cosa, secondo me, fa molto pensare. E fa molto pensare perché i sistemi di analisi mobile sono molto più avanzati, anche pur essendo indietro rispetto alla parte, alle ultime tecniche di protezione che hanno messo i produttori, sono molto più avanti di quello che noi pensiamo, estraggono molto più informazioni di quello che noi pensiamo. Noi spesso abbiamo un falso senso di protezione pensando che avendo un device in tasca è più che sufficiente, in realtà questo è always on a tutti gli effetti, quindi è prono a una serie di attacchi spaventosi, e a volte mettere un Trojan qua dentro è molto più facile di quello che sembra, utilizzando un update, un fake update piuttosto che altro. Quindi la cosa, secondo me, è da tenere particolarmente in considerazione. Ok, non va più avanti? E quindi io vi dico, domande, grazie per l'attenzione. E ci sono domande, questioni esistenziali, altre cose che vi interessano? Sì, prego. Sì, va. In realtà va bene, chiarissimo il discorso, chiarissime le posizioni. C'è un fattore di rischio però che non è stato citato, non so se volutamente o... Magari perché un fronte di attacco possibile che sono proprio le applicazioni. Sì, certo. Io lavoro in un'azienda che fa proprio analisi dinamica di sicurezza sulle app mobile e se i sistemi operativi hanno una serie di strumenti di controllo e di protezione del device... La stragrande maggioranza dei fattori di rischio invece viene da quello che installiamo in questi dispositivi. Certo, assolutamente. È vero, è anche vero che i sistemi che... Allora, Android non è stato pensato per essere un sistema aziendale, ok? Ci sono tutta una serie di programmi e di software house che installano dei moduli di controllo con cui bloccano il telefono, eccetera, eccetera. Ma io vi dico, in laboratorio mi sono finiti telefoni di tutti i generi con sistemi di controllo aziendale di tutti i generi, ce ne fosse uno che ha resistito più di un'ora. Sono stati tutti, passatemi il termine, sventrati, aperti, tirato fuori tutto quello che serve. Quindi se ce la fa un lab vuol dire che nel momento in cui lì sopra ci sono delle informazioni aziendali interessanti, via. L'altra cosa è, come giustamente dici tu, chi vuole vendere telefoni business... Sembra, se non cambiano idea nei prossimi 15 minuti come potrebbe succedere, che Microsoft voglia rivolgersi a questo tipo di utenza, il loro sistema di provisioning tende a essere estremamente strettino in questo momento, per cui potrebbe essere interessante. È vero che, per esempio, come vi parlavo prima, tutti quelli che dicono che è facile installare Trojan su Android è perché vi mandano fake update e similari, e il telefono anche, si digerisce di tutto. Ma anche Legitimate App, noi testiamo sia su Android che su iOS che su Windows Phone, recente. E proprio per come è sviluppata l'app, è una questione credo di cultura di chi sviluppa che non implementa correttamente per sfruttare gli strumenti. Certo, o ti chiede tutti i diritti. Esatto. Il più grande leak di informazioni ultime cosa è stato? Pokémon Go. Voi ridete, ma io vi citavo prima una società che era Oxygen Forensic Suite.
il mese scorso hanno buttato fuori, c'è il nuovo update che estrae i metadati da Pokémon Go, quindi dove sei stato, in che posti hai visitato, i Pokémon che hai trovato, che però è utile, con chi hai combattuto, perché così scopri con chi hai avuto a che fare e simili. C'è una quantità di leak spaventosi, perché quando noi installiamo un'app ti chiede: quest'app ha questi diritti? Sì, tanto voglio giocare. Esatto, avanti. Altre domande? Io invece volevo chiederti, sono arrivato tardi quindi non so se l'avevi già affrontato, e non si mette sui telefoni ma sui braccialetti che comunque si collegano ai telefoni. Fighissimo, sì, anche quello è fantastico. No, sarebbe... perché vi faccio un esempio stupido, perché a me è successo, è interessante. Parlo con una persona e mi dice: che cavolo vuoi che me ne frega del fatto che io ho il braccialetto del fitness? E io gli faccio: sì, però se il braccialetto del fitness c'ha anche il GPS, ti controlla i battiti, e io scopro che alle 3 di notte sei in un nightclub col cuore che fa tutt'umf, tua moglie non sarebbe contenta di saperlo. E questo è diventato viola. Perché a volte siamo i primi a non renderci conto di questo. Ma come gli assistenti digitali, Cortana, Siri, Google Now, tonnellate di informazioni che si prendono da voi, che finiscono in cloud. Quindi certamente anche quello è un grosso vettore di rischio. Ma anche interessante da un punto di vista dell'analisi. Cioè, se io voglio farmi i cacchi tuoi, col braccialetto del fitness tiro fuori cose interessantissime. E poi volevo chiederti anche, anche tu pensi che fra queste informazioni che si ricavano col braccialetto del fitness ci sarà in futuro la commercializzazione di materiale come integratori, medicine, tutto quello che poi ma va guarda, dietro al business, al business e alla perversione umana io non metto limite, eh? Quindi non, cioè, non vedo perché no. Cioè, se tu ci pensi, qualche anno fa il vice di Google diceva: col vostro permesso, maledetti loro che sono politically correct, quello con cui vorremmo arrivare noi è il telefono che ti vibra e ti dice: ah, ti ricordi la maglietta che guardavi l'altro giorno su Amazon? Bene, 3 vetrine più in là la trovi sul negozio. Questo ti dice molto su perché c'è Android e perché è così diffuso e perché è stato spinto così tanto, ma gli altri tanto uguale. Però Google, diciamo che è il suo core business farsi i cacchi degli utenti. Gli altri se li fanno, ma diciamo un pelino più di striscio. C'è già, sono i bacon fari, perché fanno quello che ti vendono la maglietta dicendoti che è 2 vetrine più avanti. Cerca una cosa e poi te la vedi. Piccola nota per la cronaca, una mia amica è andata in America a comprare dei prodotti di igiene intima, ok? L'ha pagato alla cassa, è uscita, bling! Ti diamo un buono sconto per comprare gli stessi prodotti che hai appena comprato. È uscita, è rientrata e li ha comprati col buono sconto. Ma questo è uno, ma ti dico che è successo, e sono già in due che me lo dicono, che recentemente sono andati negli Stati Uniti, sono stati estratti a caso, e sulle estratti a caso poi ridiamo in tanti, e gli hanno detto: appoggiate il telefono qui, che ci colleghiamo a un cavo e tiriamo fuori un po' di informazioni, se no non passi la dogana. Ecco, quindi... questo vi fa capire quanto questo repository di informazioni personali sia molto valente per un sacco di cose e contenga molto più cose di quello che voi magari pensate. Le mie domande sono queste. Prima hai detto che nessun sistema ha resistito, eccetera, eccetera. Nessun sistema Android. Checkpoint vendeva una soluzione, una nuvola, una cloud, un qualcosa del genere, per cui dicevano che garantivano la protezione di qualsiasi device. Tu conosci questa soluzione? Allora, io conosco quello di Cortado, ne conosco 7-8. Quella di Checkpoint, dico la verità, non l'ho mai vista, per cui non voglio dirti una cosa per un'altra. Però il discorso è: finché tu non crittografi il dispositivo e metti le chiavi fuori dal dispositivo, le cose le apri. Ti faccio un esempio. Prendo un Samsung S6, ok? Con uno di questi sistemi che crittografano il file system, è chiaro che la chiave deve essere sul dispositivo, se no non fa boot, non è che ci sono tanti santi. Cosa faccio? Collego Odin, flash una recovery, anche se non posso prendere la root perché c'è il sistema che me lo impedisce, flash una recovery nuova, entro dalla recovery, mi faccio il dump della memoria, nella memoria la chiave la trovo di sicuro, ti apro il telefono e ti dico ciao ciao. E la domanda è, alla fine, qual è il sistema, lo smartphone che si può pensare essere più sicuro? So che fa ridere, sembra un ossimoro,
Però in questo momento, secondo me, Windows 10. In questo momento ti dico, non ho trovato, l'ho dato in mano a gente che fa questo mestiere come me e tutti mi hanno detto, cacchio, boh. Quindi per ora, anche perché ha poco mercato, anche perché non è noto, anche per tutta una serie di quei cacchio di motivi che vuoi, questo coso è una bestia nera. Perché una volta che l'hai crittografato la porta JTAG non c'è, se ti colleghi via MMC non tiri fuori niente perché la chiave sta dentro il TPM, non come Android che la mette in una zona del file system, della memoria, che comunque è accedibile. Non ha un lettore di impronte digitali perché ha il lettore di iride. Se ci metti davanti una foto davanti al lettore di iride, questo qua ha una specie di ha un sensore che misura la differenza, la distanza tra lui, il tuo arco del sopraccigliare e lo zigomo, per cui con una foto non basta perché non ha la stessa. Dovresti prendere una stampa 3D della tua faccia, metterci sopra la foto dell'alta risoluzione dell'iride e forse te lo apre. Quindi ti dico, in questo momento se io devo affidare qualcosa prenderei questo, anche se è il meno diffuso, quello con meno app e tutto quello che volete voi. Altrimenti direi un iPhone fino alla settimana scorsa, poi dalla settimana scorsa mi è venuto un po' la cagarella e di più non ti saprei dire. Chiedere una cosa riguardo al dump della zona memoria dove era presente la chiave con cui veniva cifrato su Android. Ma la chiave a sua volta, l'encryption key a sua volta è cifrata, cioè wrappata? No, allora il discorso è, attenzione, pensa quando tu cifri, per farti un esempio, un disco con BitLocker e non ha il TPM, cosa succede? Tu accendi il PC, lui ti chiede la password, perché la password serve per decrittografare la chiave che poi decrittografa il disco. Questo è un sistema Android con un sistema di management, come diceva lui, non c'è. Io accendo l'Android e lui mi fa partire la cosa. Considerato che praticamente nessun Android ha un chip TPM a bordo, questo vuol dire che c'è un certificato in chiaro da qualche parte. Se io faccio un dump via MMC, prima o poi quel cacchio di certificato te lo catto e a quel punto è aperto il sistema. Mentre Microsoft ha un TPM, Apple ha una secure storage dentro il SOC che funziona esattamente come un TPM, cioè può essere solo interrogato. Quindi se io lo interrogo ma non lo interrogo correttamente non mi restituisce l'ok e quindi non mi apro il disco neanche se ho fatto il dump della memoria. Beh, l'unica risposta è ora pro nobis in questo momento, ti dico la verità. A meno che il sistema non sia, cioè purché il sistema sia cifrato. Quindi vuol dire i Windows Mobile tutti hanno la cifratura in questo momento, ma non è attivata per default. Quindi se ti va bene non è cifrato, quindi non via JTAG ma via eMMC dampo e mi tiro fuori quello che mi serve. Perché la JTAG è stata resa inusabile in fase di produzione. Se è cifrato non ci fai niente. Tra l'altro loro sono gli unici che cifrano anche la memory card. Sì, infatti questo sull'anniversary update già, è già uscita. È già uscita e infatti cifra anche l'external storage. Ma ti dico, tu l'attacchi a un PC, se tu non metti il PIN o non lo guardi nel lettore dell'iride, l'unica cosa che fa è ricaricarsi. In caso ti espone solo un pezzetto del file system, quello con le foto. Addirittura ti dico che le singole applicazioni, ogni applicazione viene cifrata con una chiave differente, anche sulla memory card esterna. Per cui in questo momento è abbastanza, passami il termine, stronzo. Poi magari poi i concorrenti la raggiungono. Io vi dico, posso dire senza tema di smentita che se io tengo tanto così le mie informazioni, di sicuro non compro un Android. Poi, a seconda dei gusti personali. Un cellulare da 15 euro cinese è esattamente uguale a tutti gli effetti a un vecchio feature phone. Quindi vuol dire che io estraggo quello che mi interessa in una maniera o nell'altra. Pagando, UFED ti dà una cosa che è Chinese Phone Support, che è un'interfaccia con cui tu puoi andare su specifici PIN a estrarre le informazioni di telefoni cinesi di tipo feature phone, quelli da 15 euro. Beh, certo, la rubrica, gli SMS, le quattro vaccate che ci sono dentro, siamo assolutamente d'accordo. Però obiettivamente, quanto ci fai con un telefono feature phone in questo momento? Esatto, però ti dico la verità, un feature phone col telefono che non ha VoIP, non ha niente, a quel punto che cosa si fa? Si mette sotto intercettazione.
Esatto. Signori, grazie mille per l'attenzione.